bello così. Sei un bruchino. Il bruco mela. Caldo. Guarda che belli che sono lassù. Bellissimo. Gli occhi a prendere l'uovo, c'è solo un po'. Alla bimpa. Bibi. Bibi, cazzo. Vieni qua. Bibi, vieni. Ed eccoci qua fanciulli, buongiorno, sono le 9:30, abbiamo fatto colazione, caffettino, vista fiordo, ce la siamo rilassata un po', adesso abbiamo sbaraccato la tenda come avete visto e andiamo giù. Io sono stanchissimo, ho dormito niente su sta cazzo di pietra, io però ho dormito da Dio, io ho russato dopo 3 secondi, esatto. Dai. Gente ce n'è, perché gente ce n'è. Tantissima, sì. Però tanto noi dobbiamo scendere, dobbiamo raggiungere Beagle. Sì, dobbiamo lavorare. Oggi avevamo già preventivato di scendere in mattinata. Anche se oggi è una giornata veramente spettacolare. Eh sì, bella. Proprio bella, bella, bella. È bella. Sì. Siamo. Ci vediamo sotto. Let's go. Anzi, facciamo ancora una puntatina. Veloce. Vediamo. Dai. Non so se me la sento. E partire il Garmin. Io ho ancora la traccia di ieri, adesso la continuo. Così poi mi segna solo una traccia finale. Molto meglio con tutti i dati. Figo. Salutiamo il nostro laghetto privato, il nostro giardino con vista fiordo. Alla prossima. Cioè, guardate che vista da qua. L'avete vista ieri, l'avete vista stamattina. Ma è sempre impressionante. Ovviamente c'è un sacco di gente sul pulpito, là sulla roccia dove tutti si fanno le foto, e tra l'altro adesso c'è un botto di attesa anche per fare le foto, non ci sarà un'oretta tra una cosa e l'altra, è attesa. Mentre invece ieri sera siamo riusciti a fare gli scatti che volevamo con la luna, è stato bellissimo. Eravamo da soli, spettacolo. Molto, molto bello. Madonna, quanta gente! E anche stamattina io all'alba mi sono svegliato, perché ovviamente svegliato. Praticamente erano dormito e c'eravamo io e altri 2 o 3 che bazzicavamo qua, saltavamo da una roccia all'altra alla ricerca della luce migliore, abbiamo visto proprio sorgere il sole laggiù, è stato veramente fichissimo. Arrivano.
Guardate quanta gente che c'è, è incredibile. D'altronde una delle attrazioni più famose della Norvegia, uno dei trekking più anche facili, quindi pieno di gente. C'è veramente un botto di gente. Sono le 23 e siamo ancora in cerca di uno spottino. Là potete vedere un rollo selvatico alla ricerca del Magic Spot. La strada inizia a farsi interessante. Anche che bello. Spiazzo, però siamo un po' chiusi. Vado! Che posto però. Neve. Ad agosto. Agosto neve. Si sale, fanciulli, si sale. Ma si sale 6 gradi e 180 metri. Yeah. Le corelle sono fatte. Ciao piccole! Ciao piccolina! Belle cicce! Che bello qua! Dove è che stiamo andando, amore? Lisbon! Ah! Di te, vabbè! Quello! Poi ve lo dico bene! Oh. Niente, non si vede più niente. Veronikita Maps sta cercando un posticino. Ma questa è la situa. Guardate che roba. Lì c'è un camper. Stradina. Pa, pa, pa. Ma ci sta solo lui. Beh no, qua in realtà ci stiamo. Però no, non è bellissimo. Andiamo a cercare un altro. Dovrebbe essere un parcheggio dove porta ad una stradina ganza. Bene. Però ganza con la pioggia vuol dire piantarsi. Vuol dire piantata, facile, assicurata. Vedi là? Guarda quanti camper là che ci sono. Entra qua. Qua si è proprio però immersi nella nebbia. Ah sì. Che più immersi non si può. Però. Quello che intendevo io era. Scendere da questa stradina. Sì. Lo vedo abbastanza grigio. Lo vedo grigio come la nebbia. Spaccacuri, però non sali più perché tosta. No, è ripi, cioè in okay. Discesa vai. Ah boh, ci possiamo mettere dietro quello là? Chiedi un canale perché passare qui immersi nella nebbia o andare nell'altro. Fanciulli, mi sono fermato un secondo perché voglio farvi vedere la vista che abbiamo di qua, è spaziale. Ciao piccole! Scusi, lei deve passare. Che scherzo. Ciao piccolina! Ciao! Bagnate marche. Vabbè sì. Non patiscono loro. Vado, che meraviglia. Wow. Peccato per la pioggia. Sì. Dietro c'è il rollo, mitico il rollo. On fire. Questa
sembra di essere nella valle della luna, te l'ho detto, amore, in Sardegna. Stradine strette, e dove trovarle? Qua. E questa sera, per non sapere né leggere né scrivere, ci prepariamo una buonissima beta soup. Facciamo... Il traduttore ci ha detto che è con patate, piselli e terreno edificabile. A posto siamo, terreno edificabile. E poi ci spariamo dentro i noodles, io direi. Direi. Sei di d'accordo? Sì. Direi. Bene. Di sì. E poi domani ci spariamo l'alba, anzi tra 4 ore ci spariamo l'alba. Ci sta, però bene. Guarda che bel paesaggio che hai. Pensa se adesso spunta un'orca. Bello, sarebbe un sogno. Un piccolo sogno. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba qua? Attenzione, la beta soup promette molto bene questa sera. La volevi per tutto il tragitto. Esatto, l'ho sognata, con 4 gradi cosa sogni? Sogno questo. Che bello. Come si sono ridotti i nostri sogni. Pensa un po'. Buon appetito, amore. Da 3 ore si sveglia, per l'alba. Sì, sì. Sulla testa dello blocco. Sì, sì, fidati. Ciao, pecorelle. Raga, vi rendete conto che noi prima eravamo esattamente lassù? Abbiamo fatto tutta questa parte qua, siamo arrivati qui, abbiamo cercato un modo per scendere e siamo riusciti a scendere lì così, e ora siamo qua. Tosta, un po' di strada così è brutto perché ci siamo un po' demoralizzati comunque. Perché se non fossimo riusciti a scendere, l'alternativa era farsi 5 km a tornare, e quindi boh, sarebbe potuto dire di voler tornare invece ci sono 5 km, e ora proviamo a fare dello spunto. Dai. Guarda la traccia, Ale, perché non so se è giusto di qua. Spero di sì. Ah, ok. Si sale.
Ok fanciulli, è stato veramente faticoso questo trekking, però io non ho veramente parole, guardate dove siamo arrivati. Wow! Porca troia raga, porca di quella grandissima. Ma cos'è raga, cos'è? Vedi cosa vuol dire avere un Garmin e seguire le tracce a ritroso? Sono 10 km per arrivare a Bigoz e questa è la condizione. Non si vede un cazzo di niente. Madonna. E come di consuetudine Veronichita dà il suo contributo ad un omino. Anche con la nebbia. Lì. Lì. Parla anche tu? No. No? No. Allora la metto a parte io. Va bene, non mi ha regalato la luce questo posto, non lo faccio. Ne metto la piccola. Vai, no? Piccolissima. Lì, paf. Dove la vuoi? Va benissimo lì. Va? Sì. Eccoli! Sono dovete finati. Mettere il vostro contributo a questo posto. Cioè? No. Ah, dovete integrare un omino. Ah, sì. No. Sono qua. Piccolo Ale, perché non ci ha regalato la luce? Piccolo, no. Piccolo. No. Metto sta acqua. Ah, ecco qua. Voilà. Bene. Saluta. Ciao. No, no. Tocca, tocca. Ok. Ah, pure il mio. Uno e uno abbiamo fatto. E beh, anche noi. Davvero? Io non cazzo là sotto. Che commento. Così non cade. Contributo dato. Bravi. No, bravo, giù, dove sono io? Tutto questo è luna, raga. Ah, è luna? È luna. Oh. Raga, ci siamo. Sono le 3 di notte. Siamo arrivati dai camper. Un miraggio, non ci sembrano veri. Bigoz. Guardare. Guardare. Guardate, vedere per credere. 1056. 1000 metri di dislivello positivo. Ora del giorno 2:59. E abbiamo fatto 20 km, 19:68, 12 ore e 51 minuti, porca troia, mamma mia, beh tanto già. E sono le 3 di notte, stoppa la traccia amore, salva, enjoy, è stato un piacere, ciao. Grazie a tutti, comunque meno male che avevamo la traccia al ritorno, perché eravamo veramente stanchi e abbiamo perso i riferimenti, e meno male che avevamo la traccia che ci hai riportato da Bigoz. Soprattutto meno male che hai acceso il riscaldamento. Esatto, non farà mica freddo, no? Abbraccio Bigoz.